E ora parliamo di NBA, il weekend dell'All-Stars si chiude con la grandissima sfida del team Giannis versus team LeBron James. Il team LeBron James ha vinto di poco, di soli 2 punti, 157 a 155. Andiamo con la cronologia dell'incontro. Per il team LeBron avanti 53 a 41 già nel primo periodo, nel secondo invece si porta dinanzi il team Giannis 92-83, nel terzo periodo avanti il team Giannis 133 a 124, poi dal 150 a pari il team LeBron James riesce ad avere quel piccolo margine di vantaggio che gli consente di vincere la partita. Per quanto riguarda le statistiche e i giocatori, vediamo. Ah, vabbè, vi dico la top 3, sì. Leonard del team LeBron James 30 punti, Antetokounmpo team Giannis 25 punti, Walker 23 punti. Vittorie del team LeBron James a 1,43, 1,40, 1,33, 1,43. Quindi chiudo e ribadisco: il team LeBron James batte, seppur di soli 2 punti, il team Giannis 157 a 155 nella super sfida che chiude il weekend degli All-Star Game di NBA 2020 dedicata a Kobe Bryant. Ciao a tutti!